Credo che ci siano alcune domande, sì, a questo punto chiederei magari alla dottoressa Piccirillo, ci viene chiesto se il protocollo analitico che avete applicato è un protocollo standard e se è un protocollo esaustivo. Grazie per la domanda. Questa è una domanda un po' difficile, nel senso che non può essere, un protocollo non può essere definito standard. Come ha detto il mio collega Lorenzo e anche i miei colleghi che mi hanno preceduto, i miei colleghi restauratori, bisogna osservare il manufatto, in questo caso il monumento nella sua complessità, l'edificio, prima di poter definire quali possono essere le analisi. Cioè bisogna sempre capire conoscere un monumento, conoscere un'opera d'arte significa cercare innanzitutto di capire che cosa ci chiede di conoscere il monumento stesso. Quindi in base all'oggetto è l'opera che conduce sempre, è l'opera, il filo conduttore, il filo rosso che ci porta a scegliere quali analisi sono necessarie. In questo caso abbiamo provato, sinceramente, nel senso che sono già stati, come ha detto anche il mio collega Lorenzo, erano già stati fatti studi sui Sacri Monti, non siamo arrivati per primi noi a studiare i materiali. Quello che ci viene chiesto oggi e di capire che cosa sta succedendo nella Cappella 1, quindi andare più nel dettaglio, più nello specifico. Quindi abbiamo scelto delle indagini in questo momento che ci sono sembrate utili per rispondere a determinate domande. Quando metteremo insieme i risultati, probabilmente ci verranno fuori altri interrogativi, come già Lorenzo ha espresso durante la sua presentazione, ai quali dovremo cercare di rispondere magari con altre tecniche. Questo sì. Nessun protocollo analitico è mai esaustivo, poi ognuno utilizza magari al meglio quello che uno deve cercare di fare e di utilizzare al meglio le tecniche che ha a disposizione, cercare di ottenere il meglio, il massimo dei risultati dalle tecniche che ha a disposizione. Quindi sicuramente in fase di elaborazione ci verranno probabilmente altre domande e dovremo cercare di rispondere in qualche modo. Ecco, grazie, e devo dire che mi trova molto, molto d'accordo, come ogni tanto spesso dico anch'io agli studenti, soprattutto quelli di architettura, che insomma hanno maggiore attinenza all'argomento, una qualsiasi campagna diagnostica deve essere progettata ad hoc in base a quello che sono le esigenze e la complessità o meno del manufatto su cui ci si trova davanti. E altro punto importante che è stato evidenziato più volte è proprio il saper intrecciare i dati da diverse tecniche diagnostiche che nello specifico magari possono avere dei limiti per una parte, ma possono essere invece molto esaustive per altri parametri, e quindi l'intreccio, il saper anche interpretare questi intrecci, come avete visto, è una cosa che comunque richiede tempo, che richiede passi successivi, piccoli passi, man mano si riesce a dipanare quelli che possono essere i dubbi e le perplessità all'interno del manufatto storico. Ecco, stavo guardando, c'è ancora un'altra domanda che a questo punto magari faccio sempre alla dottoressa Piccirillo. Viene chiesto se affrontare la manutenzione di un sito così complesso indica dover essere specializzati in tutti i settori. Allora, questa è di nuovo una domanda interessante. Sicuramente non è necessario essere specializzati in tutti i settori, bisogna decidere, bisogna lavorare con metodo. Io parlo per esperienza perché lavoro sempre con colleghi restauratori che afferiscono, diciamo, a diversi settori, chi al materiale lapideo, chi al materiale ceramico o i metalli, però nel momento in cui si struttura un metodo, poi si sa a chi chiedere. A chi chiedere le cose che uno non sa. Quindi io non posso, non voglio dire che qualunque restauratore può approcciarsi ad un determinato oggetto se non fa parte del suo settore, però deve essere il restauratore o comunque la persona addetta all'osservazione deve sapere a chi chiedere, quindi deve saper riconoscere qual è, potrebbe essere il problema, qual è il materiale che ha bisogno di una certa manutenzione o di un intervento di restauro, quindi poi farsi affiancare e farsi aiutare da chi è più esperto nel settore.